Panchini al centro dell'attenzione in Serie D per un Pinetto che cambia, un Notaresco che invece conferma la fiducia al proprio timoniere. Ufficiale in casa biancazzurra l'esonero di Marco Pomante e ritorno di Daniele Amaolo. I risultati evidentemente non soddisfacenti della squadra hanno suggerito al presidente Silvio Brocco di richiamare l'allenatore marchigiano a distanza di quasi un anno dalla debacle di Castelfidardo con conseguente addio nelle ore successive per promuovere proprio Pomante, allora tecnico delle giovanili, fino alla prima squadra. Un ritorno al passato che vorrà dire anche parziale trasformazione di un organico già costruito e ristrutturato in corso d'opera e che non avrà Marco Ciarcelluti, che saluta, e Vallangolana, che invece, pur con risultati non eccelsi, sceglie una strada diversa, quella della continuità. Il Notaresco con il patron Salvatore Di Giovanni, che si dice deluso dai risultati fin qui raggiunti, senza riuscire a spiegarsi il perché di questa involuzione, di queste prestazioni altalenanti. Allo stesso tempo, continua il massimo dirigente, vorrei far notare che comunque sin dall'inizio del campionato stazioniamo tra le prime posizioni. Tutto questo però non inficia la stima e la fiducia, si legge nella nota della società, verso Massimo Epifani. Un vero professionista, conferma Di Giovanni, grande lavoratore, persona seria e preparata, e per me in primis, ma per la società tutta, rappresenta una garanzia sotto l'aspetto tecnico e gestionale. L'obiettivo iniziale, conclude, era quello di disputare un campionato di vertice e di lottare fino alla fine per qualcosa di molto importante, e ad oggi, anche se con un leggero ritardo, siamo in linea con le aspettative iniziali. Domenica intanto sarà tempo di riscatto per le due formazioni. Due sfide interne. Aurora Alto Casertano per il Pineto, Nereto per il Rossoblù, per rimettersi in marcia in vista di obiettivi che a questo punto saranno confermati solo strada facendo e solo col supporto dei risultati.